il punto di partenza è, risale un po' a Galileo in un certo senso, perché Galileo fu il primo che descrisse una scena di questo tipo. Lui immagina, o dice al lettore di immaginare, di trovarvi su una nave, nella cabina del capitano, che è una cabina un po' più ampia ed è confortevole, c'ha letti, librerie, una scrivania, magari c'è un fiore, una pianta, un abat-jour, cioè uno può pensare la stanza più o meno arredata. E lui immagina, dice al lettore di immaginare di essere in una stanza su una nave e che l'acqua sia calma, che non ci siano ombre, e vi chiede di immaginare che le finestre in qualche modo siano chiuse, quindi voi non vedete fuori, e all'interno della stanza voi fate tutte le cose normalmente, camminate, state in piedi senza problemi, se prendete un oggetto e lo fate cadere da fermo, cade ai vostri piedi, se versate, io tutt'oggi alla mia età mi diverto un mondo, io bevo molto tè, e le teiere spesso hanno dei lunghi colli, no? Da cui esce il tè, e quindi quando l'ho inclinato per un po' io mi diverto un sacco avere la tazza qua e far vedere la parabola del tè che c'entra la tazza. Ahimè, ho insegnato questi miei bambini, mia moglie si arrabbia tanto perché ogni tanto sbagliamo la mira e abbiamo il tè dappertutto, però è molto divertente, probabilmente alcuni di voi si divertono pure a far così, no? Cominciate a versare qua, poi allontanate e vi divertite. Quindi tutte queste operazioni in silenzio, tutte queste operazioni avvengono normalmente sulla, nella cabina. Shh. Normalmente cosa intendo dire? Che sarebbero le stesse esperienze che avreste se foste a casa su un bel belle fondamenta di granito. E quindi vi dice, ma voi siete sicuri che la nave è ferma o è in movimento? Aprite la finestra e se vedete che la baia, le case sono sempre nella stessa posizione, potete pensare, beh, la nave è ferma rispetto alle case. Se invece vedete che la costa si sta spostando, pensate che la nave è in movimento e di moto rettilineo, senza sobbalzi, senza curve, senza accelerazione, senza frenate. È un'esperienza che noi abbiamo, perché è già da tanto tempo che la macchina, l'automobile, è un mezzo di trasporto di massa. Anche gli aerei ormai è un'esperienza. Quanti di voi hanno volato? Facciamo il contrario, quanti di voi non hanno volato? Ma alzate bene la mano. Adesso guardate, ok? Metà della classe, forse leggermente di più, non ha mai volato. Però avete preso la macchina, presumo, e probabilmente anche il treno. E sapete bene che in treno o in automobile tutto è molto facile, tutto è molto normale finché il treno, l'automobile o l'aereo viaggiano senza frenate o accelerazioni o virate, no? Finché il treno viaggia a velocità costante in linea dritta, voi potete camminare nel corridoio del treno senza problemi. Nel momento in cui il treno frena, voi dovete inclinarvi, no? Se accelera, se aumenta la velocità, o se frena, voi come vi dovete inclinare? O se fa una curva, no, vi dovete inclinare. E se è una frenata brusca, magari c'è una collisione, la gente addirittura vola, no? Colli, ossa, rotte, no? Domanda che vi anticipo, vi faccio una domanda, poi lo spiegheremo più avanti. Questo è l'automobile, magari disegno un vagone così, il solito treno, e il treno sta viaggiando a velocità costante. Cosa vuol dire velocità costante? Cos'è una velocità? È un rapporto incrementale, quindi a intervalli regolari del tempo copre una distanza spaziale regolare, no? Delta x che aumenta sempre la stessa quantità per uguali delta t, quello è velocità costante, no? Immaginate che questo sia un vagone che stia viaggiando e voi dentro il vagone fate tutto normalmente, no? Versate il caffè, se gettate una palla fa la bella parabola, cade ai vostri piedi, tante belle cose. In particolare, appunto, prendete un oggetto denso, tipo un sasso, e lo attaccate con lo spago al soffitto e lo tenete con la mano, lo spago terrà la verticale, no? Esattamente alla verticale, oggetto voi nel vagone e le cose cadono ai vostri piedi.
d'accordo? Invece di avere qualcosa denso, per esempio, potresti anche prendere un palloncino e lo riempite con aria, e l'aria, il palloncino, visto che l'aria ha la stessa densità dell'aria fuori, quello che è in più è la plastica, e un palloncino cade, no? Quando ci soffiate dentro la vostra aria. Quindi anche il palloncino sarebbe così, quando è riempito d'aria. Ma adesso prendi il palloncino riempito di elio. Meglio l'elio dell'idrogeno, perché l'idrogeno si lascia tirare a buccia, no? L'elio no, il Zeppelin no, Lindenberg. Cosa fate? Ovviamente se lasciate il palloncino di elio lui sale, quindi non dovete legarlo al soffitto ma al pavimento. Ok? Questo è il treno che sta viaggiando a velocità costante. Magari aggiungiamo anche, che so, un bicchiere d'acqua. L'acqua sarà orizzontale. Tutto avviene come se voi fosse la vostra casa. Cosa c'è da ridere? Poi il treno che facciamo? Lo facciamo aumentare di velocità o di frenare? Facciamo che freni. E tutto tratto bloccano i freni. Il treno sta diminuendo la velocità. Quindi all'aumentare del tempo, gli aumenti della velocità sta diminuendo, no? Quindi avete un'accelerazione negativa, la velocità sta diminuendo, giusto? Quindi immaginate che stia decelerando. Allora, facciamo il sasso, va. Questo dovrebbe essere evidente cosa succederà. Se questo sta decelerando, cosa fa il sasso? Se il treno sta viaggiando così, ok? E adesso decelera, quindi la velocità diminuisce. Cosa fa il sasso? Cosa fa l'acqua? Allora, io non lo disegno, perché adesso vi chiedo cosa fa il palloncino d'elio. Decelera. Cosa fa quando accelera? Questo se è costante, l'accelerazione è zero. Sto usando simboli maiuscoli, poi intanto tra qualche ora, nella lezione di martedì, riprenderò questo discorso e userò i simboli maiuscoli in anticipazione. Quindi finché il treno viaggia a velocità costante con accelerazione nulla, tutto avviene normalmente. Nel momento in cui il treno decelera o addirittura accelera, cosa avviene? Quando accelera, il sasso va indietro, no? Cosa fa l'acqua? Cosa fa il palloncino di elio? Pensateci. Mettiamola così. In quello che avviene, ognuno dei due casi, c'è un'unica verticale, no? L'acqua come si dispone? Orizzontale, no? L'acqua è orizzontale alla verticale, cioè è perpendicolare alla verticale. Quindi se la verticale è questa, l'acqua deve disporsi verticalmente, quindi sarà così. Vi pare? E il palloncino cosa fa? Se voi tagliate il palloncino, se voi tagliate lo spago, cosa fa? Cade lungo la verticale. Se voi tagliate il palloncino, cosa fa? Sale lungo la verticale. Quindi qual è la verticale? E questo è il palloncino, è così. Qua la verticale è questa, l'acqua sarà così, perpendicolare all'acqua, e il palloncino è così. Perché se voi credete che il palloncino faccia così, cioè che va in avanti, un po' come fa la pietra, state pensando che ci siano due verticali. Perché dire che è così, se voi tagliate, state dicendo che il palloncino sale così? No, segue la stessa verticale. Se qualcuno è stupito un po' di questo risultato, pensateci. C'è un'unica verticale. Ovviamente non mi credete, Wiss dice un sacco di puttanate. Non sono il Papa, bemo Papa, bemus Papa, Wiss dice. Si è compiuto la pagina di storia ieri sera, abbiamo un Papa argentino, Io avrei preferito il Papa americano con la barba, o male. Anche perché, non so se ve l'ho detto credo all'altro gruppo, ma gli Aristogatti ve l'ho menzionato?
Chi ha visto Gli Aristocratici? Voi l'avete visto in italiano, chi l'ha visto in americano, in inglese? Per qualche strano motivo la storia avviene a Parigi, no? Vi ricordate? C'è la Torre Eiffel. Perché diavolo hanno messo una pronuncia romanesco al gatto Romeo? Ragazzi, cosa ci fa un gatto romano a Parigi? Mistero. Nella versione americana lui si chiama Malay. Ok, c'entra niente. Meditate su questo fatto. Però se non mi credete fate l'esperimento, no? Andate in automobile. Fatelo! Andate, la prossima volta che andate a una festa ci sono palloncini di elio, portatela via una, portatela e la legate alla macchina. Silenzio! Vi ho detto il perché del silenzio. Rovinate il film. Shh. Fate l'esperimento. Ovviamente l'esperimento riuscirà se chiudete i finestrini. L'aria all'interno dell'automobile deve essere ferma, non si deve essere correnti d'aria. Fate l'esperimento, andate a velocità costante, tanto quando accendete il motore e accelerate, cosa farà il palloncino? Dovrebbe venire in avanti! Quando frenate, il palloncino cosa farà? Andrà indietro. E se curvate a destra? Se voi curvate a destra, cosa fa il sasso? Se voi curvate di là, il sasso fa così. L'acqua cosa fa? Farà così. E il palloncino cosa fa? Va di là. Se voi curvate a destra, il palloncino da destra. Non mi credete? Fate l'esperimento. Silenzio, silenzio. Quindi sto dicendo che già Galileo aveva capito che se la vostra nave o il vostro treno, il vostro razzo, il vostro automobile stanno viaggiando, stanno viaggiando di moto rettilineo uniforme, cioè se non sta accelerando, adesso se non sta aumentando la velocità, non sta né aumentando né diminuendo perché frenate e né facendo curve, quindi un moto rettilineo senza curve, uniforme, allora voi non dovreste nemmeno accorgervi di essere in movimento. Per vedere se siete in movimento dovreste aprire la finestra e guardare fuori. E al più potete dire che siete in movimento rispetto all'oggetto esterno. Ma chi è veramente in movimento? Voi o l'oggetto che vedete passarvi? Perché la casa e gli alberi potrebbero essere dipinti su un fondale e in realtà il treno è perfettamente fermo rispetto alla stanza e c'è qualcuno che ha un fondale su ruote dove c'è scritto la casa, eccetera, e questo ve lo fa passare davanti alla finestra e voi vedete il paesaggio muoversi e pensate, ah, sono io in movimento, no? Infatti non si fa così al film, no? Dove hanno un fondale dietro e l'attore in realtà è fermo nello studio e il fondale sembra che sia in movimento, d'accordo? Quindi non lasciatevi neanche ingannare. Quindi tutt'al più potete dire che siete in movimento relativo a qualcosa che è fuori dal laboratorio, ma chi è veramente in movimento diventa una domanda forse senza fondamento, una domanda forse non particolarmente legittima, però a cui potreste forse rispondere se vedete delle cose strane, nel senso che se all'interno della stanza ci sono le forze usuali, la forza peso è una forza usuale, all'interno della mia stanza questo gesso mi cade ai piedi. Ma se sono all'interno della stanza in cui faccio fatica a star dritto e mi viene più naturale far così, e l'acqua nel bicchiere invece di essere così è così, e quando faccio lasciare il gesso invece di cadermi ai piedi mi cade là, dico, ah, forse c'è un'altra forza in gioco, non c'è solo la forza peso, c'è una forza in più, ok? Queste forze in più poi impareremo a chiamarle con il loro nome, è prematuro dirlo adesso. Quindi, se ci sono sobbalzi, il te invece di fare la bella traiettoria parabolica
mi fa un giorno così e mi ustionano le parti intime, o se il gesso invece che ai miei piedi mi cade altrove, posso sospettare che forse sono in movimento, sento la mia pancia, sento le vibrazioni, il mio corpo deve continuamente lottare per l'equilibrio e dico che c'è un movimento di qualche tipo, un movimento non uniforme, c'è un movimento accelerato, perché le accelerazioni li sentiamo, le velocità costanti no. Le accelerazioni li sentiamo, come no? Perché provocano reali problemi, no? D'accordo? Allora, Galileo è il primo che fa questo discorso, essenzialmente sta dicendo che finché voi siete in un treno che viaggia a velocità rettilineo uniforme, senza quindi cambiare il modo della velocità, né aumentandolo né diminuendolo, né cambiando direzioni, voi non potete sapere se siete veramente in movimento o no. Infatti la domanda non ha risposta. Anzi, dico una cosa, c'è una bella parola in inglese per il modulo della velocità. Qualcuno lo sa? Perché in italiano bisogna dire modulo della velocità. In inglese c'è una parola. Velocity per uno studente universitario vuol dire velocità, è un vettore. Ma c'è una parola che si può usare che vuol dire modulo della velocità, si dice speed. Speed, si scrive così. Infatti c'è un film, credo che abbiano fatto Speed 1 e Speed 2, con una delle peggiori attrici che siano mai esistite, che è la Bullock, che non ho mai capito perché tutti vadano matti, io la trovo proprio insopportabile, poveretta. Dove, qual era la trovata del film? Che un terrorista mette, nella prima versione era su un autobus, mette una bomba, e la bomba era congegnata che se lo speed dell'autobus scendeva sotto, adesso non ricordo il valore, ma probabilmente era qualcosa come 30 miglia all'ora, facciamo 50 km all'ora, esplodeva la bomba, cioè appena acceso il motore e avviato la velocità, superato quel valore, scattava la bomba e sarebbe esplosa se riscendeva sotto questo valore. E quel valore era la velocità tipica dei mezzi all'interno della città, tipo 50 all'ora, che non è granché. E ovviamente cosa succede? Che a 50 all'ora in città, quando c'è traffico, cosa bisogna fare? Bisogna fermare i semafori, se c'è la macchina lenta. Allora sanno che hanno la bomba e devono fare di tutto per evitare di scendere sotto 50 all'ora. Lo speed! Ovviamente sterzano, quindi cambiano il vettore velocità. In che modo? Cambiando la direzione, ma non il modulo deve scendere. Quindi se c'è una macchina che è lenta, la devono superare. Se ci sono tante macchine, devono salire sul marciapiedi, fuggi di bambine, carrozzine, vecchietti. Se c'è un semaforo rosso, devono andare dritti, sperando di riuscire a passare in mezzo al traffico ortogonale. È un film, no? Questa l'ha trovata. Speed. Ok. Quindi, moto rettilineo uniforme vuol dire che lo speed non cambia, ma nemmeno la direzione, non dovete sterzare. Shhh. Einstein cosa ha fatto? Einstein ha detto, l'idea di Galileo è veramente buona, io voglio generalizzarla. Shhh. Silenzio. Einstein dice, non solo esperimenti meccanici, tipo quello di far cadere un sasso, o di versare il tè, vedere belle paraboliche, ma qualsiasi esperimento di fisica in un laboratorio che si muove con lo speed costante senza sterzare dovrebbe non essere in grado, nessun esperimento fisico dovrebbe essere in grado di dire se si è in moto o no, compreso esperimenti di elettromagnetismo. Questa è l'aggiunta di Einstein. Allora, pensate un attimo, voi siete in una stanza. Mettete al centro della stanza una sorgente di luce, un petardo, qualcosa che fa una scintilla. Shh, silenzio! Fate il lampo di luce e voi che siete nella stanza vedrete che il lampo di luce espande e colpisce le due pareti simultaneamente. Ok? Adesso, io sono nella mia stanza senza guardare fuori. Sto passeggiando, anzi la mia testa è dove c'è il lampo di luce, le mie mani sono le pareti.
nell'ipotesi che le braccia siano di uguale lunghezza. Le mie gambe non lo sono, ho una gamba che è un centimetro e mezzo più corto, ho un plantare. Sto viaggiando rispetto a voi. Quando passa per questa sedia, questo X qua, io faccio il lampo di luce, faccio così con la testa e per me, ma anche per voi, ci sarà un lampo di luce. Quindi io viaggio, arriva il momento in cui faccio questo scatto, ho il mio lampo che sta viaggiando e colpirà le mie mani simultaneamente. Ok? Adesso Einstein dice qualcosa in più. Dice che la velocità della luce è una costante e tutti avrebbero lo stesso valore indipendentemente dal loro moto e indipendentemente dal moto della sorgente. Questa è l'affermazione di Einstein, è il punto dove inizia la relatività. Perché cosa vuol dire? Se su questo tavolo c'è il petardo e io ho una finestra trasparente, scoppia quando c'è coincidenza con mia testa, io vedo adesso partire un lampo di luce e toccherà le pareti simultaneamente. Sì. Voi direte che il lampo arriva, sta espandendo così, ma non sarete d'accordo con me? Com'è possibile? Perché guardate, se il stereoscopio adesso, boom, guardate qua, il lampo secondo voi sta espandendo e sta inseguendo questa mano. Invece il lampo che espande di qua sta andando incontro alla mano. Quindi quale mano incontrerà prima, secondo voi? Se voi vedete una sfera di luce che espande, voi vedrete che colpisce questa mano prima, perché questa si sta avvicinando al lampo, quest'altra invece si sta allontanando dal lampo. E quindi direte, no cocco, non hanno colpito le tue pareti simultaneamente. Ha colpito questa parete prima e poi questa. Ma io, nell'intimo della mia stanza, dico no, a me ha colpito simultaneamente. E la forza dell'argomento di Einstein è che deve essere così. Perché se io fossi in una stanza e se facessi il lampo al centro della stanza e se colpisse il lampo questo lato prima di questo, potrei dedurre di essere in movimento. Quindi l'idea di Galileo, potenziata da Einstein, dice: ragazzi, se io sono dentro la stanza con le pareti chiuse e non guardo fuori, io devo non essere in grado di capire se sono in movimento o no. Quindi, se il treno è veramente fermo o in movimento a 100 l'ora, la persona nel treno vedrà che colpisce entrambe le pareti simultaneamente. Perché se non fosse così, potrebbe dedurre di essere in movimento. Cioè potrebbe dire, sono fermo solo quando colpisce simultaneamente. Se invece colpisce questo lato prima, sto andando di là. Se colpisce questo lato prima, sto andando di là. E capirebbe di essere in movimento. Invece Einstein dice, no, deve essere impossibile sapere se si è in movimento o no. E quindi anche la persona del treno vedrà sempre, sempre, sempre colpire i due lati. Ma voi non sarete d'accordo con me. Io dirò che vedo simultaneità della luce, ma voi no, perché se io mi sto muovendo di là, per me è simultaneo, ma per voi c'è questo prima e questo dopo. Quindi vedete che la sincronia degli orologi di cui ho parlato stamattina va a farsi fottere. Nel momento in cui confronto i vostri orologi, che sono sincronizzati, con i miei, che sono sincronizzati per me. Perché io come sincronizzo i miei orologi? Ho un lampo di luce, un orologio qua, un orologio qua, quando il lampo arriva li faccio partire e questi sono sincronizzati. E per me li ho sincronizzati, ma voi direte, no, non sono sincroni, questo è stato fatto partire prima di questo. Siete d'accordo? Che la sincronia è relativa, non è un concetto assoluto. La sincronia. Ma la velocità della luce è un assoluto per Einstein. Tutti vedranno la stessa velocità. Quindi se questo è un petardo che esplode sul tavolo, e il petardo è fermo rispetto a voi, voi vedrete un lampo che si espande come una sfera di luce. Io che sono in movimento e vedo il petardo muoversi, quando scoppia vedrò pure io una sfera di luce. Anche se io qua vedrò che il lampo colpisce simultaneamente. Voi vedrete un lampo che espande e colpirà questa mano prima di quello.
tutte e due vedranno un'espansione alla stessa velocità. Ok? La conseguenza di questo è che la simultaneità si perde, cioè voi sarete simultanei tra di voi perché siete stazionari uno rispetto all'altro, ma io in movimento rispetto a loro, a voi, vedrò voi non sincroni. E i miei orologi, questa mano e questa mano che per me sono sincroni, voi li vedrete non sincroni. Quindi il sistema di riferimento, che è un sistema di coordinate con orologi sincroni, voi direte, Wish, il tuo sistema di riferimento, i tuoi orologi non stanno, non sono sincronizzati, non hai fatto un buon lavoro, e io potrò dire lo stesso di voi. Allora andiamo avanti un po' con questa storia. Allora Einstein ha fatto una cosa molto carina, veramente molto carina. Ha fatto un esperimento mentale in cui ha immaginato di avere un orologio di luce. Orologio di luce. In fondo cos'è un orologio? Un orologio è qualcosa che si ripete ciclicamente, no? Quindi l'esperienza umana del tempo, perché ce l'abbiamo? Perché il Sole ha la sua periodicità di 24 ore, la Luna ha una periodicità di 27 giorni, un mese scarso. Le stagioni, d'accordo? Quindi uno ha la nozione di tempo, quindi è qualcosa che si ripete. Questo cos'è? Immaginate avere uno specchio qua e uno specchio qua. Potete anche immaginare che queste pareti qua siano trasparenti, non è importante che sia opaco, è importante che sia uno specchio e uno specchio. Immaginate che qua giù ci sia una sorgente di luce che verrà fatta scattare e emetterà una sfera di luce che si espanderà, colpirà qua e arriverà il riflesso indietro. E noi ci focalizziamo su questa specie di linea qua, la luce che va e la luce che torna, ok? Immaginate che la distanza da questi due orologi sia, che so, indichiamo con L, ok? Einstein fa un postulato, dice la velocità della luce è una costante, tutti gli osservatori concorderanno nello stesso valore, indipendentemente dal loro moto, indipendentemente dal moto della sorgente. Tutti vedranno sfere di luce, per intenderci, quando scoppia un petardo. Quindi la velocità della luce è molto importante. Qual è il ticchettio di questo orologio? Quanto tempo impiega la luce andare da qua, andare e tornare? Allora, la velocità è uguale a una distanza diviso tempo, quindi un tempo è una distanza diviso la velocità. Siete d'accordo? Ma qual è la distanza? È L per andare, L per tornare, 2L. Quindi il ticchettio di questo orologio, diciamo di fabbrica, è qua sul tavolo, cosa ho detto? Velocità uguale a distanza fratto tempo, quindi tempo uguale a distanza fratto velocità, quindi è 2L fratto C. Siete d'accordo? D'accordo? L fratto C. Adesso Einstein prende questo orologio e lo mette in moto rispetto ad altri orologi che sono sincronizzati. Quindi immaginate questo in moto rispetto a un sistema di riferimento. Cos'è un sistema di riferimento? Avete disposto nello spazio orologi e li avete sincronizzati. Fate come cazzo vi pare, il metodo del trasporto, il metodo dell'onda elettromagnetica, fate quello che volete. Ma questo orologio lo mettete in moto rispetto, se volete, vi ricordate stamattina, ho immaginato che c'era un orologio a bordo del treno e che si avvicinava agli orologi fissi, vi ricordate? Quindi questo è l'orologio di luce. E fate in modo che quando lui è in corrispondenza dell'orologio di start, x uguale a 0 se volete, che questo venga fatto partire, cioè venga fatto scoppiare il petardo, d'accordo? E volete vedere cosa fa il lampo di luce, cosa segna, qual è il ticchettio dell'orologio di luce di Einstein in movimento rispetto a questi fissi, d'accordo? Quindi pensate a questo orologio di Einstein su un treno. Ma come è montato questo orologio? Se questo è il treno, come è montato l'orologio? Così, col treno che si muove, quindi questa è una configurazione longitudinale, oppure è in maniera trasversa. Einstein la mette in maniera trasversa, la mette così. E c'è un motivo che credo che valga la pena dirlo. Perché la mette in maniera trasversa? Perché sarà sicuro, e adesso vi convincerò spero,
mettendo la trasversa, sarà sicuro che l'altezza dell'orologio L, visto da me che sono solidale con l'orologio, o visto da voi che vedete l'orologio muoversi, sarà la stessa. Infatti alcuni di voi che hanno forse letto un po' Focus o visto qualche documentario, dovrebbe sapere che le lunghezze longitudinali in effetti cambiano. Si parla di la contrazione di chi, non mi ricordo più, contrazione di Fitzgerald. Quindi le lunghezze longitudinali, chissà cosa succede, ma lui è certo che la lunghezza trasversa non cambia. Perché? Logica. Ascoltate, questo l'ho visto in un libro molto grazioso, lo ripropongo anche ogni anno e lo trovo estremamente efficace. Immaginate la canna di un fucile o di una pistola, eccola qua, questa è la canna del fucile, shh, o di una pistola. Dentro la canna, se volete c'è ovviamente la parte dietro, dentro la canna, polvere da sparo, con il proiettile bello che è proprio il diametro del proiettile è proprio il calibro del fucile. Ed è giusto che sia così, perché se il proiettile fosse troppo piccolo, i gas caldi scapperebbero via e non ci sarebbe la pressione. Se invece il proiettile fosse troppo stretto, vi esplode in faccia. No? D'accordo? Allora, il proiettile è proprio giusto. Adesso sparate il proiettile si sta... Attenzione, c'è un moto relativo tra proiettile e canna. Tra proiettile e canna. Quindi ci sono due punti di vista. C'è il punto di vista della canna che vede il proiettile muoversi e c'è il punto di vista del proiettile che vede la canna muoversi in direzione opposta. Giusto? Signorina? Ok. Adesso facciamo l'ipotesi che nel movimento orizzontale l'altezza trasversa del proiettile o dell'oggetto che si muove cambi. Cosa vogliamo? Che aumenti o diminuisca? Qualcuno, signorina, preferisce aumenti o diminuzioni? Ok, quindi facciamo l'ipotesi, per fissare l'idea, si dice in italiano, che in un movimento la dimensione trasversa del movimento aumenti. Aiutatemi a ricordare. Mettiamoci dal punto di vista della canna del fucile. Il proiettile si sta muovendo, la canna del fucile vede i proiettili in movimento, vede quindi che c'è un aumento della dimensione longitudinale, il proiettile si blocca e voi finite al pronto soccorso. Cambiate punto di vista, mettete dal punto di vista del proiettile. È il proiettile che è fermo, è la canna che si muove. Quindi se la canna muovendosi aumenta il suo calibro, il proiettile dovrebbe passare senza problemi. Non può semplicemente cambiando punto di vista uno perdere un occhio e l'altro non succedere niente. No? Fate l'ipotesi opposta, che diminuisca, che nel moto la dimensione longitudinale diminuisca. Dal punto di vista della canna è il proiettile a muoversi. Muovendosi si riduce e quindi passa senza problemi. Dal punto di vista del proiettile è la canna che si muove, si riduce e il proiettile si sente... esplode la pistola, di nuovo non può dipendere semplicemente da un punto di vista immaginare di essere a canna e immaginare di essere il proiettile, avere conseguenze fisiche così spettacolarmente diverse. Uno si finisce in ospedale magari morti, l'altro non succede niente. Conclusione logica, la dimensione trasversa non cambia, non fa una grinza. Quindi gli orologi lui li mette così, in verticale, e l'orologio si sposta perpendicolarmente all'orologio. Quindi questo è il disegno dell'orologio in una certa posizione. Dopo un po' lo troviamo qui. È lo stesso orologio che si sta spostando. Qua giù dovete immaginare di avere orologi sincronizzati. Avete qualcosa che misura l'istante in cui è passato di qua, l'istante in cui è passato di qua e l'istante in cui arriva qua. Immaginate che l'orologio si stia muovendo con una velocità costante e ne indichiamo magari con una bella V maiuscola, ok? Allora, quando c'è il lampo, perché passa di qua e scatta il lampo, voi avete la sfera di luce che si sta espandendo. È ovvio, cioè è ovvio,
che la velocità della luce è la velocità massima nella fisica di Einstein, quindi il treno può essere anche molto veloce, ma verrà prima o poi, cioè questo specchio che è qua su, questo specchio che si sta allontanando, prima o poi verrà investito dalla sfera di luce che arriverà qua, no? Perché la luce è molto veloce. Quindi prima o poi avete il lampo di luce che si sta espandendo, prima o poi il lampo colpirà qua e la luce rimbalzerà. Quindi noi guardiamo il tragitto, se volete, con ottica geometrica, la luce sta facendo questo percorso qua. Lampo di luce colpirà lo specchio, poi riflettendo qua verrà rimbalzato indietro. Quindi è molto semplice quello che sta succedendo. Io camminando in là ho questa luce che sta andando su e giù rispetto a me. Voi lo vedete fare un percorso triangolare, giusto? Ma adesso Einstein dice che quel lampo di luce, che voi la vediate o che io solidale con l'orologio lo vedo, hanno la stessa velocità per me e anche per voi. Per me e anche per voi. Quindi, dal punto di vista dell'orologio, la luce sta andando su e giù con velocità c. Dal vostro punto di vista la luce non sta facendo così, la luce sta facendo così, però alla stessa velocità c. Quindi mettiamo assieme queste e tiriamo qualche conclusione. Adesso chiamiamo T', se volete, il tempo dell'orologio, cioè è il tempo che misura la persona che è solidale con l'orologio. Quindi io ho il mio orologio personale, questo è il mio tempo, ok? Voi che vedete il mio orologio passarvi, misurerete un tempo diverso e stiamo cercando di capire che legame matematico c'è. Quindi chiamo T' il tempo dell'orologio e chiamo T il tempo misurato dagli orologi solidali con la lavagna. Mi seguite? Quindi se T' è il tempo che impiega la luce dal punto di vista dell'orologio da su e giù e T è il tempo che la luce impiega da qua a qua a qua, quindi da qua a qua, possiamo cominciare a mettere delle quote qui. Per esempio, quanto tempo impiega la luce? Qual è l'intervallo di tempo? Scusatemi. Questa distanza qua, ovvero questo, come si esprime in termini del tempo del laboratorio? Se il treno sta viaggiando a velocità V maiuscolo, questa distanza qua, oppure questa che è la metà, questa distanza qua, come la scriviamo? Coraggio. Una velocità è uno spazio diviso è una distanza, uno spazio diviso un tempo. Quindi una distanza è una velocità moltiplicato per il tempo. Se il tempo per andare da qua a qua la chiamo t, il tempo per andare da qua a qua sarà pi mezzi e quindi questa distanza cos'è? È la velocità del treno per il tempo t mezzi. Quindi questo è v t mezzi. Siete d'accordo? Che ho scritto quadrato, sono questa distanza qua è la velocità del treno per metà del tempo che la luce impiega da qua a qua, perché siamo d'accordo? Ho scritto qualcosa di sconvolgente? Non mi pare, no? Questa distanza com'è? Questo è L. Se volete, se chiamo con T' il tempo dell'orologio, chiamate L' la lunghezza dell'orologio misurato dall'orologio, ma quella L è identica, cioè questa L qua, come potrei scrivere? L' è uguale a C T' diviso 2, d'accordo? Ma questa L qua, come ho fatto il discorso del proiettile dentro la canna, è identicamente uguale a L. Cioè i due laboratori, i due osservatori, quello con l'orologio e quello che vede l'orologio muoversi, condividono questa quota qua. E quindi questa quota qua, che la chiamerò L oppure L', eccola qua quanto vale. Questo qui è C T' diviso 2. Questa quota qua è CT' diviso 2, questa quota qua è la velocità del treno per T diviso 2, questo è il tempo del laboratorio, questo è il tempo dell'orologio in moto. Questo cateto chi è? Allora,
voi che la vedete, perché chi è in moto con l'orologio non vede il cateto, vede la luce da su e giù, siete voi a vedere questo cateto, no? Questo cateto, scusatemi, questa ipotenusa, siete voi a vedere l'ipotenusa. Voi vedete la luce espandere alla velocità C. Quindi qual è questa lunghezza? Al di là di S, sì, è un triangolo rettangolo, quindi questo al quadrato sarà questo al quadrato più questo al quadrato. Calma, calma. Ma è anche vero che voi potete scriverla nella famosa cosa, no? Che una certa distanza è una velocità per un tempo. E quindi voi dite che l'ipotenusa, la lunghezza, ipotenusa è uguale alla velocità della luce C per il tempo che impiega da qua a qua. Qual è il tempo che impiega da qua a qua? È T mezzi, dove T è quello del laboratorio. Quindi questa qua la scrivete così. Quindi questa ipotenusa qua è C T mezzi. Però questo è un rettangolo rettangolo. E quindi sapete che deve valere Pitagora, quindi questo quadro più questo quadro deve essere quello quadro. Ed ecco la formula da cui viene tutto. Questo è l'ipotenusa al quadrato, è uguale alla base al quadrato, di nuovo questa è la V maiuscola, più il cateto verticale. Questo era banale. Questo era banale, questo invece è la finezza, perché dite sì, quello è L, ma è lo stesso dell'orologio, e quindi potete usare il tempo dell'orologio qui, quindi la sequenza è questa, e questo è L, che è identicamente uguale a L', ed L' è questo, ed ecco che appare nella relazione il tempo proprio dell'orologio, uso l'espressione, magari mi scapperà, ma queste sono le uniche ore dedicate un po' alla relatività, quindi non mi scapperà più. Il tempo proprio è il tempo misurato da un orologio rispetto a se stesso. Ok? Io ho il mio orologio personale, quello è il mio tempo proprio. Quindi questo è il tempo proprio, è il tempo misurato dall'orologio stesso. Invece questo tempo qua, non è un tempo proprio, perché il tempo misurato da tanti orologi. Cioè misuro il fatto scattare questo orologio, poi questo qua, e quello è il tempo misurato dal laboratorio. Non è misurato da un orologio, ma da diversi orologi messi in posti diversi. Certo che sono sincroni, ma sono diversi orologi. Invece il tempo proprio è misurato da un orologio. D'accordo? È evidente da questa formula qua che avete 2 al quadrato del denominatore su tutti e tre i pezzi, quindi il contenuto matematico di questa formula è questa qua, non vi pare? Il contenuto è quello. L'un quarto dappertutto non cambia assolutamente niente, non vi pare? Allora, il modo migliore per procedere è di risolvere per T, cioè io alla fine questa qua mi sta dando la relazione matematica che c'è tra il tempo proprio, T' e il tempo misurato dal laboratorio. È una formula, come vedete entrano due cose, entra la velocità della luce e entra la velocità del treno. La velocità della luce è una costante della natura, la velocità del treno è l'esposta, siete voi a lanciare il treno a diverse velocità, non vi pare? Quindi facciamo qual è il modo più veloce, visto che sto esprimendo che so porto questo di qua, cioè metto in evidenza metto sulla stessa lato dell'eguaglianza quello che si riferisce al tempo del laboratorio, a T, e mi porto questo di qua. Ciò CT quadro meno VT quadro, e questo è uguale a CT primo quadro. Ok? Poi cosa posso fare? Posso per esempio mettere in evidenza la T, quindi ho T quadro che moltiplica C quadro meno la velocità del treno al quadrato, uguale C al quadrato T' al quadrato. Siete d'accordo?
cioè T quadro qui, T quadro qua, lo metto in evidenza lasciando indietro un C quadro e un V quadro, d'accordo? Poi dico ok, T quadro, boom, T quadro, silenzio, di nuovo, questo è il rumore che dà fastidio. Che T quadro è uguale a C quadro T primo quadro diviso C quadro meno la velocità del treno al quadrato. Qua nel denominatore metto in evidenza C quadro. Shhh! Ma cosa c'è? Proprio fastidioso, non siamo mica alla prima elementare. Siete schedati forse? Nella classe della mia bambina alla prima elementare c'è un bambino schedato. Ha un disturbo comportamentale così pronunciato che esiste già un dossier su di lui. Lui è un problema, no? Siete schedati? O siete persone normali? Allora comportatevi bene, no? Se no vi schiedo io. Denominatore, mettete in evidenza la C quadro. Silenzio! O fatelo voi! Volete che io vi dico andate avanti voi o lo faccio io? Se volete che faccio io, state zitti, no? Metto in evidenza C quadro, lasciando indietro 1, meno la velocità del treno diviso C quadro. Questo C quadro se ne va via con questo e ho la formula che quando estraggo la radice quadrata ok? Questo qui è l'ora della lavagna. Cioè sono gli orologi solidali alla lavagna, se volete la chiamiamo laboratorio. Questo invece è il tempo proprio dell'orologio. Ok? Adesso nella seconda ora spero che qualcuno di voi abbia una calcolatrice e lo sappia usare. Perché nell'altro gruppo 3 o 4 persone avevano una calcolatrice, ma nessuno di loro lo sapeva usare. Quindi abbiamo impiegato un sacco di tempo a fare dei semplici calcoli. C'è qualcuno che ha la calcolatrice ed è capace di fare quadrati, cambiare il segno, invertire, estrarre una radice quadrata. Ok? Quindi questa è la formula qua. Shh, guardatela. Ok? Facciamo una breve pausa.